Ciao a tutti, mi trovo in camera da letto e ho tirato fuori questo qui. No, così non si vede. Praticamente è una scatola di legno. E all'epoca dal mio fidanzato, cioè attuale marito, mi ci sono fatta fare anche la cosina per poterla poi chiudere a chiave, perché quando ero ragazzina ci mettevo tutti i ricordi, tutte le cose, quindi segreti, e quindi mi ci ero fatta fare la serratura, diciamo. Oggi, detto questo, quasi faccio un video per svelare un po' di ricordi, mettere alla luce alcuni ricordi del passato. Comunque, vabbè, questi due non c'entrano perché sono i bigliettini del battesimo, non c'entrano. Allora, qua un'agenda 2003 e qui non mi ricordo cosa. Sono fogli strappati, quindi non lo so che cosa ci. Non c'è nulla, li ho strappati, quindi era un qualcosa forse. Però alla fine posso usarla per la valigia della spesa. Aspettate anche che chiudo la porta. Ecco qua, poi c'ho quest'altra. Polvere ce n'è però. Questa qua, vediamo un po'. Una foto di quando avevo i capelli corti e poi qui ci sono più che altro dediche che mi facevano le mie compagne di scuola, tipo una sei carina, sei ok, resta sempre come sei. Bigliettini dei compleanni. Cartelli di caramelle. Praticamente un cartoncino, mia figlia grande mi ci aveva attaccato delle foto qui che siamo gliela insieme, poi piccolina. Adesso apriamo. Vabbè, qui c'è un portafoglio che comunque mi piaceva, era ancora il nuovo, poi mi era stato regalato e quindi l'ho cambiato e questo l'ho conservato. Poi qui il bigliettino della prima comunione mia. Vabbè, qua dei bigliettini di auguri. Qua un bigliettino che me l'aveva fatto mia figlia. Qua c'ho dei disegnini che hanno fatto con quel bimba all'asilo. C'ho un quaderno, vabbè, sempre qua dei pensieri che mi giravano per la testa quando ho i 5 minuti. Agenda più non posso. Quest'altra, vediamo che cosa c'è. Pensieri. Sì. Pensieri. E poi tutte quante mezze vuote. Vabbè. Questa invece è l'agenda top. Questa è l'agenda top. Qua c'è l'invito dei miei 18 anni, cioè 18 anni fa. E niente, vediamo qua. Vabbè, sempre dei piccoli, tipo il pensiero divide, il sentire unisce, ama la vita e vivi per amare, sempre dei pensierini così. Poi una foto di quando andavo a danza. E
delle foto mie. Vabbè, la foto con la mia migliore amica, che non lo è più, però alle medie era questa. Poi le prime cotte, i primi amori, quasi ci scrivevano tante cosine. Le carte delle chewing gum, bigliettini di auguri, cioccolatini, la scheda del... non so chi è che te la può ricordare, le ricariche, le schede Vodafone, mamma mia. Sembra passato un secolo. Qui me l'ho disegnata il cellulare. Frasi che mi facevano le mie compagne. Questa è la più... la più usata. Questa sì. Poi che cosa c'è? Un cosino con dei fiorellini finti. Questo qui che una volta si usava, adesso non più, comunque era un porta, tipo da qua ci potevano mettere dei soldini e qua le chiavi. Io qua infatti c'era, ci avevo messo la chiave di questa qua. Un'agendina piccolina. Vabbè, qua più che altro mi ci segnavo quando doveva venirmi il ciclo. Vabbè, questo è un pezzo di... non so che c'era dentro. Poi, vabbè, fogliettini, letterine delle mie, cugine. Cioè, una volta ci... ah, ecco, quella è di qua. Era di qua, forse. Oh, sempre un'agenda. Yes, vabbè, come questa qua. Vabbè, questa è solo una busta senza niente. Questa qua invece è... ah, qua quando mi sono sposata, che poi delle amiche mi facevano degli scherzi, che mi avevano fatto trovare dei fogli. E ho tantissime lettere comunque che mi scrivevo con mia cugina, che adesso, con tutta la tecnologia, tra WhatsApp, videochiamate, non ci si sente più come ci sentavamo 10 anni fa, un altro poco, con le lettere. Avevamo proprio quell'ansia di scrivere la lettera, di andarla a spedire, poi quando ogni giorno controllare la posta per vedere quando ci arrivava. Mo che con, basta una chiamata, basta fare una videochiamata. Zero. Qui i post-it che mi lasciavano le mie amiche, le mie compagne di scuola. Bigliettini di auguri. Questo sarebbe... vabbè, questa è una ricevuta che non so che se, come c'è andata qua. Bigliettini di auguri, questi sono quelli degli scherzi del matrimonio. La ricetta per un matrimonio felice. Ingredienti: amore, rispetto, affetto, sincerità, complicità, condivisione. Mescola insieme tutti gli ingredienti. E poi c'è tutto il resto. Vabbè, questi qua sono tutti quelli là, che sono già fatti col computer, quindi poi post-it, bigliettino di auguri, questo è del bigliettino di auguri, invito di un compleanno, bigliettino di auguri. Da notare che conservavo anche i fazzolettini di Scottex solo perché c'erano i timbrini. Ci avevo fatto tutti i timbrini. Si vede? Vabbè. Vabbè, vado a fargli il gelato e vengo di nuovo. Eccomi di nuovo qua. Tappa gelato fatta. Belle frasi. Bigliettini con frasi, pensieri. Sì, anche questo.
Con bigliettini dei compleanni, vedi, bigliettini dei 18 anni, manco si usano più. Mamma mia, guardare queste cose, dici, mamma mia, ma sono proprio invecchiata. Vabbè, letterine. Qua quando mi piaceva un ragazzo. Qui. Quando una mia compagna che faceva i 18 anni ha tutta la pergamena. È bello però conservare queste cose che poi vedi dopo un paio di anni. Qua delle letterine. È bello andarle a spulciare un po'. Ecco qui. Queste erano le famose letture che parlavo prima che ci facevamo con mia cugina. Qua. Bigliettino di auguri. Ah, vabbè, delle foto. Foto. Questa era una pergamena che mi aveva fatto il mio attuale marito, ma poi ne avevamo fidanzati. Amo due cose, te e la rosa per un giorno, te per sempre. Qua un sacchettino che, ahimè, non ricordo che cosa c'era, o forse le fedine, boh, gli anellini. Bigliettini, poi qui ritagli di giornale. Ah, ecco qua, mi pareva che erano finite. Un'altra agenda. Praticamente ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei. Qua, la carta fotocopiatrice, come si chiamava là? Foto, lettere. Etichette dei vestiti, frasi, pensieri, ma più che poi lettere, frasi, vabbè, montagna fatta. Qua c'è. Marilyn Manson è qua. Viaggio. Evidentemente mi piacevano questi. Poi foglietti, auguri. Fogliettini, bigliettini, fogliettini e bigliettini. Qua addirittura ci sono staccate 50 lire. Addio lire. Ok, vabbè, qua tanti bigliettini. Che comunque qualche giorno mi sa che voglio leggere. Qua le carte quelle che si usano a mettere, ci si mette l'affettato dentro, infatti c'è la marca del supermercato Pick Up. E cosa c'è scritto? Un sogno che avevo fatto. Non avendo forse non avevo fogli e ho usato la carta dei cosi, dell'affettato. Vabbè, qua tutti fogli svolazzanti. Poi qua c'erano dei fogli, ora è solo il cartoncino. Mamma mia, quanto fogli! Qua un'altra carta. Però è chiusa, però mo mi incuriosisce. E quindi l'apro. Che ci sarà? Si chiudono con lo scotch. Oh, l'ho sigillata proprio bene, evidentemente è un qualcosa che da un po' cioè sarà una cretinata.
Ah, una cosa che mi aveva fatto mia figlia, perché però l'avevo pigliata. Pensavo di avere una cosa mia. Una rosellina. Un mazzolino di fiori. Una penna. Le carte dei fazzolettini, perché bisogna me l'avrà dato qualcuno che era importante in quel momento. Qua sempre dei, una mollettina e dei fiorellini finti. Poco. Vabbè, volantini. Una barchetta che affondò. Una barchetta di carta. George Clooney, e nulla, abbiamo terminato. Una scheda team. E qua ritagli pure di giornali. Comunque qualche giorno dovrò ordinarlo per bene. Mettere tutto in ordine. Io le rimetto così. Un attimo! E ma come ce li metto? Perché così, guardate un po', manco si chiude. E vabbè, ma poi lo metterò a posto. E niente, ho voluto un po' farvi curiosare nella mia scatola di ricordi. È un video molto, molto breve, giusto per a volte fare un tuffo nel passato. È bello ricordare come si pensava, cosa si diceva. È bello. E vabbè, il video termina qui. Era solo la scatola dei ricordi. Al prossimo video con le motivazioni, le routine e tutto il resto. Ciao, un bacio.